Ben trovati amici di Tech Different, buona domenica, buon 10 aprile 2016. Mi scuso per non aver fatto il podcast nella giornata di sabato, ma ho avuto problemi con la prima beta pubblica di OS X 10.11.5, che è andata a disabilitare un po' di parametri del comparto audio, nonché anche rallentamenti generici per l'apertura di applicazioni, quindi ho avuto un attimino di problemi. Comunque, problemi risolti, eccoci qua, vi ringrazio 2000 e passa volte da parte di tutto lo staff di Tech Different, questo perché abbiamo raggiunto i 2001 iscritti ad oggi sul canale YouTube. Per chi non fosse iscritto, ovviamente vi invitiamo ad iscrivervi se vi piace ciò che pubblichiamo sul nostro canale. Quindi grazie mille. Passiamo poi agli articoli più interessanti che trovate su Tech Different, appunto, nella settimana appena trascorsa, ovvero la recensione dell'Aquaris X5 dell'azienda spagnola BQ, che da qualche mese è entrata nel mercato mobile con dei dispositivi davvero interessanti. Un'altra recensione che riguarda Mediacom PhonePad Duo, nuovo modello, molto apprezzato questi PhonePad da parte di Mediacom, da voi utenti, ma anche da noi, in quanto riscuotono molto successo e danno anche caratteristiche, rapporto qualità-prezzo, davvero interessanti. Poi abbiamo recensito l'Asus Zenfone Max, che ha una batteria da 5000 mAh, quindi davvero molto capiente, ma ha anche delle caratteristiche molto interessanti, tutte da scoprire. Infine, ma non sono finite qui le recensioni, ovviamente, io vi ho elencato le più interessanti. Abbiamo fatto anche la recensione di LG Keyzone, in pratica è un accessorio che permette ai genitori di monitorare i bambini qualora magari si perdessero, si allontanassero un po' troppo dal giardino, magari quando sono a giocare in giardino o nella spiaggia, magari tra gli ombrelloni non si ritrovano. Quindi davvero interessante questo accessorio da parte di LG. Passiamo poi agli articoli, alle news. News che riguardano ancora una volta HTC 10, dove i rumors ne esaltano la fotocamera. Speriamo che HTC la migliori, appunto, su questo suo ultimo top di gamma, rendendolo finalmente degno di tal nome. Poi abbiamo parlato anche del nuovo Ultrabook HP Spectre, che ha caratteristiche davvero eccezionali. Poi è stata fatta anche una versione in oro 18 carati, ovviamente per i più facoltosi. Abbiamo parlato anche di Stronghold, che sbarcherà, udite udite, su Nokia 3310. Infatti, gli sviluppatori del gioco stanno lavorando ad una versione per il vecchio Nokia, vecchio ma sempre attuale Nokia 3310. Quindi vi invito a leggere l'articolo dedicato. Infine chiudo con l'ultima news, che ho già proposto la settimana scorsa, comunque ve la ripropongo ancora, ovvero la guida su come installare Kodi su PC e Mac. Cos'è Kodi? Kodi è un'applicazione che permette rapidamente di vedere sia serie TV, sia film, sia sport in diretta, oppure scaricare anche le serie TV o i film in streaming, e potete quindi avere un rapido accesso senza aprire 3000 siti, vedervi aprire 3000 banner pubblicitari, che sapete sono pieni questi siti di banner pubblicitari. Kodi permette con una semplicità, devo dire, pazzesca, di accedere appunto a questi contenuti. Bene, vi ringrazio ancora per l'ascolto, vi auguro a tutti una buona giornata e un buon proseguimento. A settimana prossima. Grazie ancora. Ciao ciao!